Di nuovo in onda sul, come Atalanta nel 98 di Robby Channel Telecrusone, abbiamo con Costanzo Barcella, Giovanni Licini qui in studio, in collegamento Fulvio Simonini, Daniele Fortunato, Costanzo. Ecco, domani sera ore 21 l'Atalanta deve ribaltare lo 0-1 con la Fiorentina. Cosa sei, fiducioso? Come la vedi questa? Visto l'andamento ultimo della partita dell'Atalanta, sono molto fiducioso, sono sempre stato fiducioso perché comunque da tifoso uno spera sempre che la propria squadra riesca a vincere e in questo caso riesca a passare il turno per poi sfidare in finale la Juve o la Lazio, non so chi sarà l'avversario. Sono molto fiducioso. Quindi Daniele, cosa ci vorrebbero davanti per fare due gol Simonini e Scamacca insieme? Sì, no, basta Simonini, secondo me. Credo che la partita, mi ricordo insomma quando abbiamo fatto la finale, noi con la Fiorentina proprio, c'era Ranieri allenatore, credo. Sì. Era una Fiorentina con Battistuta, con Amoruso, Sì, con Rui un'altra Costa. squadra. E noi all'andata perdemmo 1-0 e abbiamo sbagliato l'1-1 un paio di volte, no? Poi al ritorno eravamo un po' infortunati, hanno giocato davanti soprattutto Tovaglieri, mi sembra, Moffè non stavano bene, non avevamo molte possibilità per molti cambi, anche perché come ti ripeto giocavano sempre quelli, quindi c'era un divario molto più ampio, magari adesso non voglio essere cattivo, tra i titolari e le riserve nei miei tempi, magari, e quindi è difficile, però la partita è aperta, partita 1-0 non è assolutamente persa, possiamo rimontarla benissimo e abbiamo tutti i mezzi per farlo contro una Fiorentina che non c'è assolutamente superiore, poi può succedere di tutto. Certo. Dopo sentiamo il parere del bomber Giovanni Licini, ma c'è questa Atalanta, ecco, anche questa piccola rivincita su quella Fiorentina, sulla finale di Beh, allora a che è stata anche se è passato un po' di. parte la rivincita, io ero allo stadio, quella famosa partita di ritorno che abbiamo perso in casa, mi ricordo, con la Fiorentina, però sono ottimista perché a Firenze non abbiamo giocato. Forse il punteggio di 1-0 c'è sicuramente favorevole perché potevamo perdere anche 3-0 tranquillamente. Là non abbiamo giocato, pertanto una delle peggiori partite fatte dall'Atalanta fosse Torino e Firenze. Se giochiamo in un certo modo, sicuramente possiamo ribaltarla. Logico, bisogna entrare in campo con i giocatori che devono avere la voglia di giocare e far vedere il gioco dell'Atalanta. E sicuramente col gioco dell'Atalanta andremo a vincere. Poi sento il parere del bomber, volevo sentire le ultime da Andrea Riscassi che lo vedo intanto. Ciao Andrea, domani potrebbe toccare a Scamacca e Miranchuk, secondo te, oppure chi vedremo? Ma può essere Scamacca Mirenciuk o Scamacca De Ketelaere, dipende da come il mister vuol partire, perché chiaramente l'inizio della gara sarà quella che potrebbe decidere, come abbiamo visto anche in altre partite. È una gara molto difficile perché l'italiano ha parecchi precedenti a favore, sia con lo Spezia che con la Fiorentina, quindi fa un tipo di gioco che alle squadre gasperini sicuramente infastidisce. Questo è. Diciamo, sulla carta c'è un ampio margine di vantaggio per l'Atalanta, ma in pratica poi per come gioca la Fiorentina, l'Atalanta è una squadra che fa fatica da affrontare. Ha fatto fatica in campionato, ha fatto fatica in Coppa Italia e ha fatto fatica in questi anni da che è arrivato italiano, questi 2 anni. Senti, mi confermi dalle ultime di Zingone e di Toloi Holm fuori con Scalvini che potrebbe perlomeno in panchina e così ecco, questa è un po' la situazione con quelli che non hanno giocato domenica che dovrebbero essere da subito in campo. Sì, Toloi e Holm sono usciti molto, diciamo, acciaccati dalla sfida col Monza, li abbiamo visti in mix e Toloi ha detto mi sono strappato e Holm zoppicava, quindi penso che comunque ci vorrà un po' di qualche tempo per rivederli, almeno 2 settimane. Scalvini, se aspettano fino a domani mattina vuol dire che è lì, quindi se domani mattina la rifinitura va bene, credo che parta titolare perché Gasperini quando fa giocare, quando porta qualcuno in panchina lo porta per farlo giocare
A parte Kolasinac o altri, però Kolasinac ad esempio fece poi tutto il riscaldamento primo tempo, anche quando non parte titolare, quindi presumo che si siano aspettato domani perché Scalvini possa essere convocato e giocare da titolare, perché si è sentita la sua assenza in difesa da Napoli in poi, si sono stati presi dei gol evitabili, diciamo. Le tue sensazioni, poi ritorno a sentire il bomber e magari ti lascio alla tua serata che sarà un po' più magari così, visto che hai lavorato ancora anche oggi e domani sarà un altro tour de force. Ma le sensazioni non è così semplice come sembra, perché l'1-0 comunque ti obbliga a scoprirti. La Fiorentina ha degli attaccanti che sono in grado di colpire in contropiede, io penso a Nico Gonzalez, lo stesso Bonaventura, no, non Belotti, perché comunque quest'anno ha fatto sempre fatica, però con quel tipo di giocatori che ha la Fiorentina, anche i Sottil, può mettere in difficoltà la difesa. Giocando uno contro uno, giocare uno contro uno con diciamo, attaccanti veloci è sempre un po' un rischio. E bisogna avere lo stesso spirito di Anfield, cioè arrivare a pensare che la Fiorentina sia Liverpool e quindi vada affrontata come se fosse una formazione molto forte, perché se la si affronta pensando possiamo batterli, sicuramente si fa fatica, come si è fatto fatica col Monza, col Cagliari, col Verona, perché anche col Monza, diciamo, se il tiro di Maldini fosse entrato, il racconto sarebbe stato ben diverso. Purtroppo il risultato incide anche sulla lettura delle partite, perché comunque l'Atalanta pecca nella incapacità di chiudere le gare, perché anche col Monza doveva essere già in vantaggio anche 3-0. Gli anni del 7-0, 6-1, qua e là sono spariti, perché quello era quando c'era l'Atalanta che volava, travolgeva gli avversari, forse perché è l'unico modo che ha questa squadra, quel tipo di mentalità di Gasperini, di gestire. Gestisce attaccando, gestisce vincendo largamente. Quando vuole gestire il risultato fa fatica, quindi domani sera bisogna partire in tromba e cercare già di chiuderla diciamo, nei primi 40, cioè di passare ampiamente in vantaggio già nei primi 45 minuti, perché poi le azioni si fanno, però spesso non si concretizzano. Bene, dai, io ringrazio molto Andrea Riscassi per questo suo contributo da Zingoni e poi appunto domani di nuovo al Gewiss Stadium dopo la trasferta di Monza, sempre in campo. Grazie Andrea, buona partita per domani allora. Speriamo bene, ciao. Sentiamo il bomber, cosa ne pensa Fulvio Simonini di questa analisi così anche previsione sulla partita, sulla coppia anche possibile, Scamacca, Mirончук, se saranno loro o no davanti. Ma guarda, io credo che come partita, adesso non ci sono partite facili, però credo che qualitativamente l'Atalanta abbia qualcosa in più. Come gioco, forse si equivalgono, forse la Fiorentina, se si può essere più veloci, ti dico che forse un pelino più veloce ancora, corrono ancora di più, però qualitativamente io vedo l'Atalanta nettamente superiore, perciò se giocano da Atalanta penso che possano portare a casa sicuramente un risultato positivo. Dopo, sai, ogni partita è sempre una storia a sé e noi dobbiamo per forza di cose andare a recuperare questo gol. Loro sono molto veloci, perciò dobbiamo stare attenti anche alle loro ripartenze. Però se devo dirti la mia percentuale, dico Atalanta al 70%. Alta, no, Costanzo, il bomber si è Sì. sbilanciato magari un pochino. Diciamo che la pensiamo allo stesso modo. Io Anch'io la penso così. sono convinto che non sarà sicuramente una passeggiata, ma l'Atalanta può farcela. Abbiamo tutto nelle nostre mani, nel senso, i giocatori mettono a disposizione la loro grinta, la loro voglia di passare il turno, di raggiungere la finale e si mettono a disposizione del pubblico, tutto questo è cosa fatta. Sull'altro piatto della bilancia, Daniele Fortunato, c'è questa partita dell'andata dove la Fiorentina avrebbe potuto anche segnare più di un gol se non ci fosse stato un grande carne secchia a diciamo pure difendere l'1-0, comunque evitare che
arrivasse più di un gol. Insomma, una Fiorentina che può davvero crearti qualche problema, oppure se l'aggredisci e la metti alle corde da subito, riesci ad avere ragione. Ma allora io ripeto quello che ho detto prima, la Fiorentina può anche passare il turno, cioè il calcio, cioè la partita così, è una partita secca, stai perdendo 1-0 in 90 minuti, non hai alternative, è una partita secca. Posso dire le cose che ho detto prima, però non siamo inferiori alla Fiorentina, noi ce la dobbiamo giocare bene, abbiamo l'unico svantaggio, è il gol, e un gol lo possiamo fare. Poi la Fiorentina ha tutti i mezzi per mettere in difficoltà l'Atalanta, l'ha dimostrato anche all'andata. Come ha detto Licini, l'andata è stata forse l'Atalanta meno brillante che ho visto, una delle meno brillanti. Però questo non cambia niente il mio pensiero di quello che vedo in campionato Fiorentina e Atalanta. L'Atalanta non ha niente di meno a livello tecnico, a livello tattico, a livello di qualsiasi cosa della Fiorentina. Poi questo non vuol dire che se veniamo eliminati ci dobbiamo rammaricare perché si è stati eliminati dalla Fiorentina. Fiorentina è una buona squadra che ti può anche eliminare. Abbiamo una possibilità di vincere qualcosa, abbiamo tre obiettivi, abbiamo soprattutto una Coppa, una Coppa Italia, vincere qualcosa per me è importante, perché se lo merita la società, se lo merita Gasperini, ma questo non vuol dire che vincere qualcosa vuol dire che non hai fatto bene. Tu, il voto che posso dare io a Gasperini, alla società, è 10, non c'è un voto più alto di 10. E 10 rimani, indipendentemente cosa faremo in queste coppe, però vincere un qualcosa. Sempre qualcosa di significante, di bello, ecco, vedere alzare una coppa, qualsiasi coppa. Ecco, il tuo parere poi velocemente magari anche dagli altri su quello che il confronto, ha detto Riscassi che italiano ha sempre creato qualche problema anche al gioco di Gasperini sia quando allenava lo Spezia che anche con la Fiorentina. Questo può essere un piccolo handicap per l'Atalanta domani sera o no? Sì, no, no, lo ripeto, credo che la squadra che ha messo più in difficoltà in campionato l'Atalanta è la Fiorentina, per quello che ho visto, adesso non è che l'ho vista tutte le partite, però con la Fiorentina l'ho vista in Coppa così un po' in difficoltà, credo che il gioco, la qualità dei giocatori che ha, la velocità può mettere in difficoltà, questo lo dico ancora per la terza volta, questo sì, però è una partita giocabile e abbiamo tutte le possibilità. Di passare il turno, ricordiamoci che la Fiorentina è una squadra, credo, in campionato quella che mi ha deluso di più per quello che mi aspettavo, è a metà classifica, quindi è una squadra che mi aspettavo qualcosa in più. Però dopo quello che hai fatto campionato, quello che non hai fatto, se sei prima, se sei ultima, quando parliamo di coppe, quando parliamo di un ritorno, quando parliamo di un 1-0 per la Fiorentina, che era una volta era molto pericoloso l'1-0, adesso è un 1-0 che non è così pesante per regolamento. Quindi lo ripeto, nonostante tutto questo, i mezzi per poter passare ce li abbiamo. Io non gli do il 70%, però gli do molto vantaggio rispetto alla Fiorentina. Giovanni Licini, tra l'altro ricordiamo che in panchina ci sarà Tullio Gritti domani sera perché Gasperini è ancora squalificato, quindi chissà che fibrillazioni avrà dalla tribuna a vedere, a cercare di Diciamo far che sapere ai quasi suoi giocatori sempre quello che il devono fare. talismano Gritti ci ha portato fortuna. Però io volevo tornare un attimo alla domanda che hai fatto prima. Non abbiamo vinto, diciamo, per ora nessun titolo. Però se parliamo di società Atalanta, Bergamasca Calcio a livello finanziario, noi abbiamo vinto in questi ultimi campionati 4-5 titoli. Perché chi vince il campionato di Serie A in Italia porta a casa 30 milioni di euro. Se noi facciamo i conti negli ultimi 5 anni, quanti 30 milioni di euro abbiamo portato a casa con le vendite che abbiamo fatto? Pertanto, cioè, non abbiamo vinto ancora il titolo, ma a livello economico, secondo me, siamo se secondi a nessuno nel campionato di Serie A sotto un profilo economico-finanziario. Pertanto, tanto di cappello alla società, tanto di cappello al presidente, all'amministratore delegato, perché hanno fatto una squadra importantissima che ha dato anche degli sconti economici. Se poi arriva anche il cappello, chapeau, ma noi dei campionati non abbiamo vinti, ma abbiamo vinto, secondo me, anche Liverpool, è una partita rimane negli annali della storia, perché abbiamo mai perso nell'ultimo anno e mezzo il Liverpool in casa, abbiamo stati noi i primi a batterli. Pertanto non abbiamo ancora l'etichetta del titolo, ma a livello economico-finanziario siamo secondo a pochi in Serie A.
Quindi, come dice Gasperini, tante medaglie, magari non una coppa, ma tante medaglie che possono valere in qualche modo o comunque essere già un bel punto di partenza, Sì, insomma. ovvio, il fatto di partire a inizio stagione e andare avanti col pensiero e dire a fine aprile, primi di maggio, siamo in una posizione tale che possiamo ambire ad arrivare in Champions League addirittura, a giocarsi una semifinale di Coppa Italia. Un'altra semifinale Europa di Europa League. Cioè, sono idee che vengono a società molto più blasonate. League. Certo, sì. Ultimamente la fortuna, il merito dell'Atalanta è che si sono inserite anche l'Atalanta si è inserita in questo club di VIP, delle leader del calcio in Italia, quindi è una grande bella cosa. E quindi noi appunto torniamo da Simonini perché servono i gol, servono almeno due gol e quindi tocca a lui dare la ricetta per fare almeno due gol, no, Fulvio? Magari l'avessi, ma io direi che adesso, non per sminuire l'Atalanta, perché sta facendo delle grandi cose sia a livello finanziario che a livello di gioco. Diciamo che il loro merito non lo voglio togliere, però c'è anche da considerare il fallimento di tante altre squadre, il Napoli, la Lazio, rispondendo un po' all'osservazione giusta che ha fatto Costanzio, la Roma stessa, la Fiorentina, il Torino, cioè sono mancati un po' quest'anno, perciò ha dato la possibilità a squadre magari meno blasonate, tipo Atalanta, tipo Bologna, di inserirsi in zona Champions League, che magari la Roma stessa, che non era partita con velleità di questo tipo, invece è lì sono lì anche loro. Poi, per quanto riguarda i gol, sai, i gol è sempre un problema. Gli attaccanti sono quelli che sono pagati più di tutti, e c'è una ragione, perché è difficile far gol. Ai miei tempi ancora di più, adesso magari sono partite che finiscono 3-3, 4-2, cioè sei un po' più libertini e succedono tante cose durante i 90 minuti. Però io credo e ripeto quello che ho detto prima, che è nelle nostre corde, quello dico nostre perché mi sento ovviamente nerazzurro, e è nelle nostre corde di poter portare il risultato pieno. Non c'è da trascurare la velocità della Fiorentina, però io credo che qualitativamente non ci sia ombra di dubbio che l'Atalanta sia più forte, insomma. Pensa che il tuo vicino Fortunato, uno di quelli che hanno aiutato a diventare capocannoniere, Pippo Inzaghi, che come caratteristiche, ecco, era più vicino sicuramente lui rispetto a Scamacca che a Simonini, no, Daniele, forse? Sì, senza. Giocatori Scamacca è un giocatore rispetto a Simonini e Inzaghi diverso, non migliore, sto diverso, sto parlando di caratteristiche io, no? È molto a livello fisico, a livello così, però sono ognuno, ogni giocatore ha le sue caratteristiche, se sfrutta bene le proprie caratteristiche può diventare importante. Simonini era uno, Inzaghi era un'altra cosa e Scamacca è un'altra cosa, quindi da quel punto di vista lì si può essere campioni in qualsiasi modo. E allora avevi fatto gol anche tu nell'ultima partita quando Inzaghi si è poi consacrato capocannoniere, quella di Reggio Emilia, no? Sì, no, era l'ultima partita, consegnai la fascia di capitano a lui perché era giusto che lui l'avesse perché io avevo finito, lui iniziava praticamente, era arrivato inizio campionato che ci lasciava un po' perplesso, no, come giocatore, poi ha dimostrato tutta la sua, no, qualità, perché non è che avesse questa qualità in assoluto, ma questa voglia, questa determinazione, questo non mollare mai, questo andare su. Tutte le palle erano buone per far gol, lui
è un motivo per dire a tanti ragazzi: non è che c'è bisogno di avere il piede di Maradona o di Messi, o di, ma avere questa voglia, questa determinazione, questa incredibile essere sempre sul pezzo, essere sempre concentrato, gli ha permesso di fare grandissime cose. Ecco, si è meritato anche di essere un capocannoniere. Ha fatto, credo, due rigori sotto il diluvio universale. Lì gli ha permesso di essere capocannoniere. Giocavamo un po' per lui, per fargli far gol. Ecco. Questa fame di gol che ha sempre avuto anche Fulvio Simonini, come ricorda bene anche lui, mi sembra, no? Io? Eh sì. E Beh, forse è il saltato. mio caratteristico, diciamo che Ecco come caratteristiche ci assomigliavamo parecchio, insomma, ecco, diciamo così. Lui è stato molto più bravo di me sicuramente, però diciamo che in linea di massima le caratteristiche mi rivedo più in lui che non in Scamacca. Non solo per questo. Fisica, quello c'era, eravamo ci assomigliavamo di più con Pippo sicuramente. E servirà tanta fame di gol anche domani sera, naturalmente, per l'Atalanta, per battere la Fiorentina. Vedo, Licini ci conta e non come ci contiamo tutti, mi pare. Ma guarda, io sono proprio, lo dicevo prima, sono convinto che la squadra è pronta per fare questo ingresso in finale e ce la metteranno tutta perché diciamo, è un prestigio anche per i giocatori stessi arrivare in finale. Ce la metteranno tutta, poi logicamente la Fiorentina farà il suo gioco, noi faremo il nostro, ma io sono convinto che l'Atalanta non perderà questa occasione di poter andare in finale. Con il sostegno anche di questa curva nuova, questo stadio che è diventato una fossa dei leoni. È bellissimo, mi fermo qui. Io non l'ho mai visto da dentro, l'ho visto in televisione, ma è una cosa veramente bella da vedere e deve essere gratificante giocarci dentro, sì. No, infatti a Bergamo l'Atalanta ha raccolto molte vittorie, ultimamente ha vinto bene anche fuori a Napoli, Monza, le ultime partite, così come del resto il 3-0 di Anfield che resta una delle partite della storia. Diciamo che il regno dei Beatles è diventato anche il regno della Premier League, perché indubbiamente hanno uno stadio eccezionale, hanno una città importante, hanno un gioco importante, pertanto aver vinto là per noi è una cosa incredibile e mai immaginabile. Senti, un'ultima battuta, Gasperini in tribuna, come lo vedi? Com'è? Gasperini costretto in tribuna. Io spero che riesca a trasmettere quel peperoncino che lui sta a dare ai giocatori quando li vede passare davanti, o anche a Gritti, perché secondo me Gritti è molto più posato, molto più tranquillo, eccetera. Gasperini in campo, in panchina, non riesce a stare tranquillo, pertanto dà questo impulso caratteriale anche ai giocatori. Speriamo che riesca Gasperini a trasmetterlo a Gritti e Gritti a trasmetterlo ai suoi giocatori. Sentiamo l'ultima parola anche a Daniele Fortunato, un allenatore in tribuna, con quale ansia può seguire la partita, in questo caso poi nella semifinale? Ma io non lo ascoltavo in panchina, figuriamoci in tribuna, quindi per me non cambiava niente. E Barcella un po' mi ha vissuto, no? Era sempre un po' con Mondone che era molto stressante la cosa, no? E non era facile, quindi io non lo ascoltavo dalla panchina, e figurati se andavo in tribuna, non mi accorgevo neanche. E domani quindi anche Gasperini, che è abbastanza agitato di solito, sarà chissà come fremerà a dover riuscire a trasmettere qualche consiglio a Gritti. Sì, no, chiaro, ci sarà un collegamento, sicuramente sarà presente, non fisicamente, anche in panchina a livello di contatti, quindi magari chi giocherà vicino alla panchina, vicino a lui, sentirà meno Madonne, ecco, questo non so se è un vantaggio o uno svantaggio, non so se è un vantaggio o uno svantaggio, però più o meno era così. Va bene, dai, siamo giunti ormai alla conclusione. Ringrazio molto anche naturalmente il bomber Fulvio Simonini che
in un primo tempo con la barba, forse Costanzo non l'avevi forse riconosciuto. Ma anche l'altra volta mi aveva fregato, devo memorizzare più, memoria visiva. È una barba ormai che fa così, dà un certo fascino, no? Come Ma si dice? siamo invecchiati, eh. Sì, no, è vero, ma che, sai, quando non ci si frequenta per tanto tempo, il ricordo è quello di come eravamo e quindi è Lo più so. difficile. Beh, anche te, come noi tutti, Esatto, sì. Ma l'importante è essere qui ed essere vivi, perché raccontarcela. l'alternativa di invecchiare è un po' peggiorativa, quindi è meglio stare qua. Con questa massima parole delle sagge, bombe Fulvio m'inchino. Siamonini, che ringrazio anche di essere stato con noi. Grazie Fulvio, grazie al tuo Ciao a vicino tutti. lì, Daniele Fortunato. Grazie a voi. Ciao a Spinta tutti. domani sera. Grazie Grazie naturalmente a Giovanni Licini e a a voi, Costanzo grazie Baccella, a voi. anche Andrea Riscassi, che abbiamo avuto per breve, ci ha fatto un po' raccontato le ultime da Zingone, anche sulla formazione che dovremmo vedere domani in campo contro la Fiorentina alle ore 21 al Gewiss Stadium. E ci torneremo venerdì alle 20:30 nella solita trasmissione un po' più breve, e poi martedì prossimo sarà già il dopo Atalanta-Empoli, che è in programma domenica alle 18, sempre a Bergamo. Grazie a tutti, buona serata. Ricordiamo Ciao a tutti, l'anticipazione di San ciao a tutti, Lorenzo ciao ciao. di Rovetta. Ciao, Buona salutiamo. serata, ciao ciao. Ciao a tutti.